È finita dopo ben 13 anni la latitanza di uno tra i 100 ricercati più pericolosi d'Italia. Santo Ligora, 51 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria alle prime luci dell'alba con un blitz in contrada Pra che appiattì. L'uomo, nato a Bova Marina, era ricercato dal 1997 per associazione a delinquere di tipo mafioso e deve scontare una condanna a 24 anni e 11 mesi di reclusione per il sequestro del fotografo Adolfo Cartisano, rapito il 22 luglio 1993 a Bovalino e mai tornato a casa. Ligora è ritenuto associato alla cosca criminale di 'Ndrangheta Morabito Bruzzaniti Palamara, che opera ad Africo, ed è stato catturato all'interno di un fabbricato rurale pertinenza dell'abitazione dei coniugi Rosario Agostino, 48 anni, e Domenica Morabito, 40, entrambi residenti in contrada Senoli, tratti in arresto per favoreggiamento personale aggravato dalle modalità mafiose. I particolari sono stati resi noti in conferenza stampa alla presenza del procuratore capo della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone. All'interno dell'abitazione dove è stato individuato il latitante sono stati trovati un documento di identità contraffatto recante false generalità, 2.500 euro circa in contanti, ricce trasmittenti tipo scanner, binocoli e visori notturni. È stata inoltre perquisita un'altra abitazione nella disponibilità del catturando, ubicata sempre in contrada Senoli, dove è stato individuato un bunker delle dimensioni di circa 5 metri per 4, ricavato nel sottosuolo di un fondo coltivato, accessibile tramite una botola celata da una fitta vegetazione.